straordinario evento dedicato alle attività storiche, tradizionali e anche alla presentazione di novità che riguardano sostanzialmente il tema. Ecco perché la scelta di questa giornata. I negozi e le attività storiche ovviamente vanno salvaguardate perché rappresentano l'eccellenza del nostro paese. E non sono unicamente marchi prestigiosi che conosciamo un po' tutti, che hanno scritto importanti pagine di storia delle città, ma rappresentano anche esperienze uniche che caratterizzano e valorizzano i nostri territori. Diciamo la verità, senza di loro scomparirebbe anche una tradizione multisecolare che renderebbe le nostre città senza anima e prive della propria storia e della propria cultura. È una grande risorsa, rappresentano una grande risorsa anche per il turismo, per la sicurezza e per la garanzia di prodotti di qualità che non sono mai contraffatti. E i negozi storici e i loro titolari che oggi hanno partecipato a questo incontro e sono, li vedo qui in massa, parlano delle loro attività raccontando anche i piccoli aneddoti legati ai negozi e ai grandi personaggi che li hanno frequentati. Ecco, i nostri centri urbani troppo spesso hanno lasciato il posto ad attività commerciali che hanno snaturato i territori. Le attività storiche, al contrario, caratterizzano l'ambiente in cui le stesse operano, raccontano con il cuore la loro esperienza e promuovono l'eccellenza del Made in Italy. Quindi le ringraziamo, io farei un applauso proprio a questo grosso impegno secolare. Prima di iniziare il nostro incontro vorrei ringraziare, avere una serie di ringraziamenti perché hanno partecipato, oltre ai ruoli alti istituzionali, anche i rappresentanti della FIPE Roma Confcommercio, l'Associazione degli Storici FIPE Confcommercio, l'Associazione Ristoranti del Centro Storico di Roma, l'Associazione Nazionale Banqueting e Catering, Assoturismo, Federturismo, Turismo Italia e 10 volte meglio. Spero di non aver dimenticato nessuno. L'apertura dei lavori, ovviamente, a chi ha voluto fortemente questo nostro incontro, l'onorevole Maria Spena, che è consigliere delle filiere produttive del vicepresidente Antonio Tajani. Maria. Grazie, grazie a tutti. Intanto oggi è il 19 marzo, è la festa del papà, quindi auguri a tutti i papà e anche San Giuseppe è anche il patrono degli artigiani. Qui di artigiani in eccellenza ne abbiamo tanti, ecco, quindi gli auguri a questo punto sono doppi. Intanto voglio salutare anche la presenza di amici e colleghi parlamentari qui presenti, iniziando dal sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, l'onorevole Rita Dalla Chiesa, grazie Rita per essere qui oggi, Alessandro Cattaneo, eccoci, Luca Squeri, Sestino Giacomoni, Ugo Cappellacci, Roberto Bagnasco. Abbiamo fatto un lavoro tutti quanti insieme già dalla scorsa legislatura. Perché stare qui oggi? Oggi vuol dire appunto condividere un obiettivo in comune, quello di rafforzare la tutela e la valorizzazione dei negozi storici, in particolare quelli di eccellenza, ed anche le botteghe storiche artigiane. Perché difendere e tutelare voi vuol dire anche difendere e tutelare un patrimonio culturale e sociale. Abbiamo intrapreso un lavoro insieme sin dal 2021, abbiamo costituito un gruppo di lavoro appunto con i componenti dell'Associazione Storica dei Negozianti d'Eccellenza. Loro ci tengono a essere soprannominati Associazione Storica, no, scusate, ecco, Negozi Storici di Eccellenza, scusatemi, Negozi Storici di Eccellenza. Abbiamo fatto appunto questo gruppo di lavoro per mettere in campo delle proposte legislative, sia sotto forma di presentazione di disegni di legge nel 2021, tanto che una è depositata alla Camera a mia prima firma, l'altra invece è stata depositata poco tempo fa in Senato dal senatore Gasparri che fra un po' ci raggiungerà. Siamo passati anche attraverso un tavolo di lavoro che abbiamo costituito presso la vicepresidenza di Palazzo Chigi, quindi ringrazio anche il vicepremier e ministro Tajani perché ha condiviso con noi un applauso, anche se non c'è, ma arriverà fra poco, perché
Antonio Tajani ha condiviso con noi questo lavoro, tanto che ha fatto anche una prefazione al volume proprio dei negozi storici, donandolo un po' a tutti quanti i ministri del Consiglio dei Ministri, appunto. Quindi questo lavoro che abbiamo intrapreso, dicevo, nasce dalla consapevolezza che se vivono gli esercizi commerciali, in particolare le nostre attività tradizionali, le nostre attività storiche, vivono chiaramente anche i nostri quartieri, viene tutelato il tessuto urbano di piccole e grandi città, perché non pensiamo soltanto alla capitale, si tratta chiaramente di un lavoro che coinvolge tutto quanto il territorio nazionale. Quindi la conservazione delle identità locali è diventata per noi una sfida fondamentale, al pari della sostenibilità ambientale e della coesione sociale. Quindi, ripeto, si tratta di un lavoro di squadra che è giunto all'approvazione, oltre al deposito del disegno di legge di cui vi parlavo, anche all'approvazione di due emendamenti al DL concorrenza, al decreto legge concorrenza, che gli amici che sono qui, appunto, è stato approvato proprio pochi mesi fa sia alla Camera che al Senato, quindi è pienamente esecutivo, e nel decreto concorrenza c'era una norma che prevedeva due principi fondamentali. Uno che è già appunto operativa, la norma già operativa, che prevede che gli enti locali possono adottare misure più stringenti a tutela del decoro urbano e delle caratteristiche commerciali dei centri storici e di delimitate aree, prevedendo delle limitazioni all'insediamento di alcune attività non conformi all'identità storica di quelle aree, che anzi la vanno a deturpare e a deformare. Quindi ecco, abbiamo dato più potere al comune e alle regioni di far aprire così a random delle attività commerciali di qualità scadente e che comunque deturpano quelli che sono l'identità, quella che è l'identità architettonica, storica e culturale dei nostri centri storici, ma anche di altre aree delimitate. L'altra parte invece della norma approvata, ripeto, al DL concorrenza è demandata al MIMIT, che sarebbe il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Noi abbiamo proposto quindi la creazione di un unico albo nazionale, quindi che prende in sé anche gli albi regionali e comunali, quindi abbiamo pensato di fare un unico albo nazionale dei negozi storici, compresi quelli d'eccellenza, per la valorizzazione turistica e commerciale di queste attività, anche mediante la costituzione di specifici portali, i portali o percorsi turistici per la promozione dell'attività storica, emblema chiaramente del nostro saper fare. Quindi ci saranno dei siti presso il Ministero del MIMIT, quindi delle imprese e del Made in Italy, quindi dei portali dove ci saranno questi percorsi turistici proprio per portare, quindi per suffragare chiaramente ancora di più le vostre attività commerciali. Oltretutto nel piano strategico del turismo 2023-2027 si prevede di implementare il turismo di alta gamma, del quale fondamentale è anche il cosiddetto turismo dello shopping, che non è fatto solo dei brand e delle grandi multinazionali, ma noi vogliamo che voi diventate centrali. Questo per noi è fondamentale. Infine, insomma, qualche cenno sulla proposta di legge, posso farla oppure abbiamo tempo? Qualche cenno sulla proposta di legge che è stata depositata al Senato, quindi dovranno iniziare i lavori parlamentari nelle commissioni competenti, dove noi vogliamo mettere, appunto, riconosciamo chiaramente l'impegno degli enti locali, quindi comuni e regioni, però oggi ci appare indispensabile un'unica e una univoca disciplina a livello nazionale, proprio per garantire le vostre attività, anche per abbattere le imposte locali, per prevedere un fondo nazionale per la promozione delle
delle vostre attività anche al di là dei confini nazionali e poi anche per riconoscere e tutelare il diritto di prelazione per l'acquisto di un immobile sede del negozio storico tutelato, perché mi sembra giusto che chi ha operato per tantissimi anni in un locale ritenuto storico soprattutto per l'attività che si è svolta in quel locale, nel caso in cui il proprietario decidano di vendere, è chiaro che bisogna tutelare e riconoscere il diritto di prelazione dello stesso operatore. E poi ci tenevo particolarmente ad un aspetto, a quelli che sono i corsi di formazione dei nostri giovani presso le vostre attività. I giovani appunto che vogliono avvicinarsi, vogliono imparare il cosiddetto, prima si diceva imparare il mestiere, no? Io aggiungerei un altro sostantivo, cioè i cosiddetti mestieri di eccellenza, perché voi siete mestieri di eccellenza, quindi i giovani possono venire presso di voi per fare dei corsi di formazione, per preservare e promuovere anche quelle che sono le ricette del nostro saper fare, combinando attività artigianale con una visione chiaramente imprenditoriale, consapevole anche delle nuove sfide della concorrenza globale e della digitalizzazione. Bene, decenni e decenni che voi avete, trascorso a servizio della comunità, generazione dopo generazione, avete creato ricchezza e qualità. Senza queste attività il volto delle nostre città sarebbe piatto, preda della omologazione e della moda del momento. Queste misure che noi abbiamo voluto promuovere testimoniano la volontà politica di sostegno a tutti i costi, per le vostre attività, e fare qualcosa non soltanto per voi, ma per l'intera comunità, perché noi siamo certi che la comunità ha bisogno ancora di voi e della vostra antica storia. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie Maria. Grazie anche per aver organizzato tutto un po' questo grande evento. Io vorrei colgo anche l'occasione proprio per ringraziare chi ha reso possibile un po' tutto, i miei colleghi della segreteria, Mirko Tondi, Emanuela Gentili e Gemma Dorsi, che si sono dati un grande fare per... grazie davvero ragazzi per aver reso possibile questo. Francesco De Micheli è stato consigliere di Roma Capitale, è un po', ci racconta un po' la genesi, no? dell'associazione e di come, quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a creare un gruppo di eccellenza, come ha sottolineato Maria, come voi. Questa funziona? Sì, sì. Buongiorno a tutti, ancora auguri ai papà, soprattutto al mio che sta in sala, e ai Giuseppe, che sono tanti nei negozi storici d'eccellenza, perché Giuseppe è un nome, per fortuna, della nostra tradizione storico. Sì, nel 2010 io riesco come più giovane consigliere comunale dopo svariate battaglie, ma perché? Perché sostenuto da un'associazione stupenda di cui presidente è Stefano Pizzolato, ma con Nazareno Giolitti, con Cenci dentro, con tante realtà storiche del commercio romano, a far approvare una delibera prima in commissione commercio e poi in aula. Una delibera approvata all'unanimità. Perché? Perché quando arrivai in consiglio comunale dopo 2 anni di municipio in centro storico mi resi conto che l'associazione delle botteghe storiche, sempre importante anche quella, era diventata poi alla fine soltanto una realtà a cui venivano dati dei fondi, un po' io lo chiamo un po' il reddito di cittadinanza, dei fondi che erano circa di 500.000 euro, che però spalmati per tutte le botteghe storiche diventavano 1.000, 2.000, 3.000 euro, fondi che non erano necessari a tenere in vita delle botteghe storiche, ma che venivano comunque utilizzati. Quindi con Stefano pensammo di fare una delibera per dare ai negozi storici di eccellenza la visibilità, non aiuti economici, ma l'istituzione che dà visibilità a quelle che sono le realtà storiche della città.
tutti voi sapete che ogni volta che si va in un'altra città, sia essa italiana o straniera, si dice: se riusciamo a visitarla con qualcuno che la conosce è molto meglio. Pensate che noi eravamo riusciti a fare gli arrivi internazionali del Comune di Roma con dell'aeroporto di Fiumicino, una planimetria di ATAC con tutti i segnalati negozi storici d'eccellenza. Quale cosa migliore può essere per un turista arrivare agli aeroporti, e dico dovremmo farlo pure alle stazioni, e trovare una cartina di aziende che hanno almeno 70 anni di storia, ma che spesso ce n'hanno 100, 120, 130, che hanno superato le crisi della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, crisi economiche continue, e nonostante tutto sono riusciti a stare sempre nel mercato, nonostante tutto le varie generazioni familiari sono riuscite a fare innamorare i loro figli del loro mestiere. Io li chiamo capitani d'impresa. Una volta c'erano i capitani d'industria, invece i capitani d'impresa sono importanti in Italia, di quella piccola e media impresa che tutti i giorni rispetta il suo personale, lo fa essere orgoglioso. Provate ad andare nei negozi storici eccellenza di Roma, i dipendenti sono sempre gli stessi, non cambiano mai, sono orgogliosi. Gli scambi per i proprietari, gli scambi per i proprietari, perché sono sempre attenti a tutti i dettagli. E sapete, per molti clienti che possono essere più importanti, può essere normale questo, ma quando io oggi ho 40 anni, ma ho iniziato a 21 anni a fare il consigliere municipale, non certo non ero un cliente di quelli importanti, tuttora non lo sono perché con tre figli riesco a fare poco, però ho la stessa attenzione che ha un cliente importantissimo, e questa è la qualità. Io conosco i nomi dei commessi che stanno in questi negozi, e molti di voi anche lo sanno, e quindi questo è una cosa importantissima. La delibera e il protocollo intesa fatta col prefetto era per dare quindi una pubblicità, e mi permetto di fare un po' di polemica, perché il sito del Comune di Roma su quella delibera, che è stata votata all'unanimità, io ero prima firmatario, ma tutto il Consiglio Comunale di Roma l'ha votato, dice che bisogna dare pubblicità ai negozi storici d'eccellenza. Quando io ero consigliere comunale, nel sito c'era aprivi il sito e c'era l'Associazione dei Negozi di Eccellenza in prima pagina. Oggi non lo è più. Se si va nella delibera, se si va nel sito del Comune di Roma, non si trova la procedura per entrare nell'albo dei negozi storici di eccellenza. Allora dico che l'istituzione deve, secondo me, avvertire, cioè se il Consiglio Comunale ha dato mandato, e ripeto all'unanimità, di dare un riconoscimento, e saluto il segretario Antonio Tagliani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e il senatore Gasparri, presidente del gruppo di Forza Italia, e li ringrazio. Ciao Maurizio. E finisco velocemente perché ci stanno persone più importanti di me. Però quello che voglio dire è che non posso, sabato mattina io sono stato a Via Po, e a Via Po sono entrato in tre negozi che mi sembravano potessero avere quelle caratteristiche. Sono entrato in un negozio gentleman, gli ho chiesto quanta storia hai, 76 anni, perfetto, quante generazioni familiari, 3, tu lo sai che il Comune di Roma per te ha un albo dei negozi storici, guarda mi stavo informando proprio l'altro ieri ma non si capisce niente, non sono io che devo andare sul territorio, devono essere le istituzioni a chiamare tutte le aziende che hanno quei requisiti e dire: signori, voi potete stare nell'albo dei negozi storici d'eccellenza, e quelle devono diventare 20, 30, 40, 50, 1000, perché sono tante le aziende. Capito? Questa è una cosa fondamentale. Ora io cerco di
abbreviare il mio discorso, però dico che per noi residenti questi negozi sono l'unica certezza che ci fanno vivere ancora in una città che sembra una città a misura dei residenti. Ci sono tante attività da fare. In questo centro storico c'è una segnaletica stradale con i bulloni a vista. Siamo l'unico comune al mondo che ha una segnaletica stradale con i bulloni a vista e non ha una segnaletica stradale caratterizzata. Facciamola. Facciamo della segnaletica turistica, perché è un continuo dare le domande, è un continuo di domande di persone che chiedono dove si va per il Pantheon, non si riesce a fare nulla in questa città. Facciamo tutto questo e, visto che noi in regione abbiamo un capogruppo che è diventato presidente della commissione speciale sul Giubileo, io vi dico anche che è una pena 2 anni prima del Giubileo vedere tutte le edicole votive romane all'angolo di ogni palazzo tutte distrutte. Facciamo qualcosa, Stefano, negozi storici d'eccellenza e Regione Lazio, per ristrutturare queste edicole, per far sì che il giorno del Giubileo sia pronto un giro turistico delle edicole votive romane, che sono fatte dagli autori migliori, Bernini, Borromini, di tutto e di più, e le teniamo distrutte agli angoli dei palazzi. Quindi facciamo qualcosa per il centro storico. Noi abbiamo provato a far qualcosa, noi abbiamo salvato aziende sfrattate negli anni in cui ero consigliere comunale, ad esempio la pizzeria a Borgo Pio, a cui abbiamo dato un locale del Comune di Roma distrutto. Ci abbiamo messo 4 anni. Perché? Perché senza di voi anche la politica non vale niente, ci serve sempre un esercito dietro. Se abbiamo l'esercito dietro riusciamo a fare cose di qualità, e mi scuso per tutte le persone che non sono potute entrare oggi, ma se la politica e la società civile fanno cose di qualità, l'interesse è tanto, le file sono tante, e quindi andiamo avanti e andiamo avanti insieme. Grazie. Grazie. Grazie a Francesco De Micheli. Abbiamo appena annunciato, lo salutiamo, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso se ho un po' sconvolto l'ordine dei lavori, ma è una giornata un po' complicata perché fra pochi minuti devo andare con il Presidente della Repubblica perché c'è l'inaugurazione della nuova sede della stampa estera, quindi il mio tempo è limitato, però ci tenevo assolutamente ad essere qui perché considero il lavoro che tante persone di buona volontà, come Maria, come Francesco, come Carlo De Romanis, De Micheli e Spena, hanno fatto, è un lavoro che merita riconoscimento. Naturalmente poi dal lavoro preparato, dal vostro impegno, è arrivato ad essere un lavoro che premiato dal Parlamento grazie al lavoro di Maurizio Gasparri, un segnale di grande attenzione al centro della capitale d'Italia. Cioè, non c'è futuro se non c'è rispetto della tradizione, non c'è rispetto della storia. Noi non possiamo pensare di costruire una grande capitale europea. Dio sa quanto abbiamo lavorato e stiamo lavorando per dare dignità costituzionale anche al ruolo di Roma capitale, che deve essere una capitale come lo è Berlino, come lo è Parigi, come lo è Washington, cioè con potere legislativo equiparato a quello della regione. Ma se noi guardiamo al futuro istituzionale di una città capitale, se noi guardiamo al futuro anche organizzativo di una città che deve diventare sempre più meta di presenze turistiche, ho sentito le previsioni per questa fine mese, cioè per Pasqua, che sono molto molto positive, con turisti che vengono dagli Stati Uniti. Cosa possiamo offrire loro? Certamente un centro storico caratterizzato anche da una presenza di realtà economico-commerciali che hanno tradizioni centenarie, è un modo anche per arricchire questo centro storico e per offrire non soltanto agli abitanti, come diceva De Micheli, ma anche ai turisti la possibilità di venire qui ed acquistare prodotti di qualità. Io non voglio fare polemica, per carità, con i centri commerciali, con i supermercati, per carità,
non è il mio compito, però avere dei luoghi dove si può acquistare il Made in Italy, dove si può acquistare il prodotto di qualità, è un arricchimento ed è un'offerta in più che noi diamo al turista che viene, oltre al cittadino romano, questo è ovvio. Però io mi preoccupavo anche di questo che possiamo dare, perché un conto è avere il negozio che, della grande catena che c'è in tutto il mondo, un conto è avere il negozio di qualità che rappresenta una specificità. Tu quella cosa la puoi trovare soltanto in quel negozio e non la puoi trovare da nessun'altra parte. Ma ripeto, senza nessuna voglia di danneggiare gli altri, di parlare male o di essere contro, però rappresenta un arricchimento. Io credo che un'offerta commerciale, un'offerta turistica più è variegata e meglio è. Una città come Roma, che ha 3 milioni di abitanti quasi, deve offrire una serie di opportunità il più variegato possibile. Ecco perché io ho deciso di regalare per Natale ai miei colleghi ministri una copia del bellissimo volume che ecco qua, del quale poi ho fatto la prefazione, perché credo che tutti i miei colleghi ministri debbano, soprattutto i non romani, debbano conoscere che cosa rappresenta, non solo per Roma ma per l'Italia, questo prezioso, direbbero gli anglofoni, know-how, di cui preferisco dire saper fare. E mi viene in mente quello che era scritto in un bellissimo libro di un mio collega parlamentare europeo che si chiama francese, che è un filosofo, che si chiama François Xavier Bellamy, dove in questo libro intitolato Dimora insisteva molto sui valori che si contrappongono al relativismo. E uno degli esempi che faceva, dice, è meglio prendere, comprare un tavolo per la casa in un grande magazzino, perché costa poco, perché è più facile da trasportarsi, poi si smonta, si rimonta, oppure è meglio avere un tavolo fatto a mano dal falegname. E lui diceva, se noi vogliamo anche costruire qualche cosa che rimanga, dobbiamo avere certamente il tavolo fatto dal falegname. Questo cosa significa? Noi questa qualità non la dobbiamo perdere, non dobbiamo perdere questa manifattura artigianale che è sempre più rara. D'altronde il centro storico di Roma è pieno di strade intitolate ai diversi mestieri che caratterizzavano la vita economica e commerciale del centro di Roma. Ecco, questo patrimonio noi non lo dobbiamo perdere. È chiaro che non può essere solo questa l'economia della capitale, non può essere solo questa l'economia del centro storico, ma questa deve essere parte indispensabile dell'economia del centro storico, dell'economia della capitale, per tutti i motivi che abbiamo detto. Ecco perché continueremo a batterci, a sostenere questo saper fare romano, questo modo anche di rapportarsi con il cliente, perché poi l'artigiano, il commerciante, il proprietario anche del negozio storico di alimentari o della pizzeria storica si rapporta in maniera, come posso dire, meno asettica. E quindi credo che sia giusto che Roma continui a valorizzare queste arti e questi mestieri, perché rappresentano un elemento importante della nostra civiltà. Perché guai a rinunciare alla identità di una città, di un popolo, perché così si snatura quell'identità e quel popolo. E i negozi storici di Roma sono parte della nostra identità, e siccome Roma è la capitale d'Italia, questi negozi storici sono parte dell'identità di Roma, ma sono anche parte dell'identità della nostra patria. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Signor Ministro, allora il Presidente dell'Associazione Negozi Storici di Eccellenza, che ha preparato per lei un
cadeau e quindi lo consegniamo, sì. E anche per una foto di famiglia, va bene? Una foto di ricordo. Noi come associazione stiamo consegnando questo fregio a vicepresidente, che intanto ci ha fatto l'onore della prefazione del nostro libro. Vi chiedo scusa, chiedo scusa anche al vicepresidente Tajani, mi piacerebbe che un rappresentante per attività storica venisse qui e facciamo una foto insieme con il vicepresidente. Quindi invito un rappresentante per attività storica. Ci mettiamo sotto. Grazie. Dopo la foto chiederei alla regia se può inviare anche il nostro primo video. Grazie. Ottimo, grazie, grazie vicepresidente. Grazie. Allora ci ricomponiamo e proseguiamo, sì, il nostro. A tutti, scusate. Grazie, grazie presidente. Allora pregherei la regia, grazie. Ok. Prego. Roma, conosciuta come la città eterna, c'è sempre un'epoca storica, una veduta, un negozio, una delizia culinaria che ti aspettano tra capolavori come il Colosseo, dove un tempo lottavano i gladiatori, e il Foro Romano. Lo stupore non può lontanamente descrivere come ci si sente quando si respirano millenni di autentica storia. Il Pantheon è una delle prime visite da mettere in cima alla lista. Molti vengono in pellegrinaggio a Roma per vedere il Vaticano, la Basilica di San Pietro e le oltre 900 chiese dentro e fuori la città. Ed ecco le splendide fontane. Roma è un museo a cielo aperto, a cominciare dal Museo Fondazione Roma. I musei capitolini sono un'altra fermata d'obbligo. Tra visite e panorami, allacciatevi le scarpe sui gradini di Piazza di Spagna. L'altare della Patria, o Vittoriano, è imperdibile. Dopo aver nutrito la mente e lo spirito con la storia, la cultura e l'arte della capitale, rifocillatevi con alcuni fra i piatti migliori che l'Europa possa offrire. Intere sfoglie di pasta fresca vengono distese ogni giorno in trattorie e osterie e ogni sugo ha una sua storia e ricetta. Ogni cono gelato amalgamato per essere la combinazione perfetta di dolce e cremoso. Un viaggio a Roma non sarebbe completo senza gli acquisti tra le strade storiche del centro. La moda è uno dei maggiori settori del Made in Italy. E avrete di sicuro sentito parlare delle vetrine sulle vie principali dove i grandi marchi hanno decine di negozi. Ma oltre ai grandi nomi della moda conosciuti in tutto il mondo, vi sono gli artigiani locali, con le loro pelletterie, le borse, le pellicce, gli abiti su misura, gli orologi, le scarpe e molto altro ancora. Ogni prodotto porta il marchio di autenticità Made in Italy e rivendica con orgoglio l'attestazione di qualità.
È stato tirato in ballo più volte Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Grazie a tutti. Antonio ha già spiegato un po' tutto, io voglio sinteticamente ripercorrere che cosa ci ha portato a questa iniziativa. Il merito iniziale si deve all'amico De Micheli, amico De Romanis, che sono stati promotori di un incontro che avemmo con l'Associazione dei Negozi Storici, con l'amico Pizzolato, ma non solo lui perché sono tanti altri, non mi metto a fare elenchi, sennò poi ometto qualcuno, sono tutte persone amiche, quindi non voglio, come dire, essere accusato, ma tutti sappiamo questa associazione quali nomi, quali marchi, quali qualità, quali storia sintetizza di grande eccellenza e sopravvive anche a tutti i difetti di Roma e della città, che sono molteplici, anche prima sono stati ricordati, ma poi io voglio guardare oggi le positività, nonostante tutto. Io vivo da molti decenni anche nel centro storico, lo difendo anche se ci sono tante mancanze che anche prima sono state ricordate, perché la bellezza dei luoghi, dei palazzi storici, degli scorci, degli angoli di Castel Sant'Angelo, di altri luoghi, insomma, sono, come dire, ineguagliabili a livello planetario. Quindi pensiamo anche positivo, anche se poi la buca, il dissesto, il problema... Piazza Venezia, 10 anni di lavori della metropolitana. Quando a Bologna hanno messo il limite di 30 all'ora, molti romani hanno detto ma si può fare pure qui 30 all'ora, perché la consideravano una conquista, i 30 all'ora, un obiettivo per poter finalmente accelerare. Cioè, magari si facessero 30 all'ora anche a Roma. Quindi, in realtà, comunque, al di là di tutti questi problemi, noi abbiamo preso un'iniziativa che poi abbiamo condiviso. Maria Sbenan è stata, insieme a me, una forte animatrice, Antonio Tajani l'ha condivisa, tutti i suoi uffici, tutti i suoi collaboratori, gli uffici legislativi che ci hanno molto aiutato nel definire la norma e che voglio ringraziare. Poi siamo riusciti a farla approvare ed inserire. Adesso mica è finita qui, perché poi ci sono tutte le norme di attuazione, come sa l'amico Pizzolato ed altri, perché il Ministero, io lo chiamo dell'Industria, perché questi ministeri hanno cambiato tutti i nomi, hanno sigle, come dire, sembrano bevande, bibite energetiche, hai preso il mate, dicevano il mate, che è il Ministero dell'Ambiente, o il MITI, o non so come dire, il Ministero dell'Industria, quello che sta a Via Veneto, con le vetrate di Sironi, insomma, ecco, per dire, un luogo, riportiamo la sua storicità. Deve dare seguito a tutto questo attraverso regioni e comuni, perché, e concludo rapidamente, attraverso questa proposta noi abbiamo voluto sostenere non solo la vostra attività, ma il dato culturale che questo racchiude, tutto questo disegno. Poi ci sono tante tematiche di immobili, di affitti, insomma, abbiamo dovuto affrontare in questi anni anche casi specifici storici. Però io credo che noi, io non mi illudo di fermare Amazon, il commercio elettronico e altre cose, io però a casa mia ho vietato l'acquisto di commercio elettronico, l'ho vietato, e dico anche a mia figlia vai al negozio, ma costa di più, e non ti preoccupare, noi possiamo consumare, se no consumeremo, cioè alla fine se non consumiamo noi, se non acquistiamo, perché vedete il tema non è bloccare il progresso. A me piace il dialogo, uno va nel negozio, c'ha un consiglio, un'opinione, anche se non compra quel giorno, ma insomma c'è anche un arricchimento, ma un arricchimento di conoscenze. Il problema è anche la, come dire, iniquità fiscale. Io sto facendo una crociata contro Amazon ed altri che pagano l'1% di tasse, e questa vergogna deve finire, deve essere stroncata, perché capisco che molte delle vostre attività, avendo prodotti di qualità, possono anche non essere interessate da una concorrenza di un prodotto più di massa. Però siamo in un ambito di commercio qualificato e c'è un problema di disuguaglianza fiscale. L'Europa ha deciso di fare la global minimum tax del 15%. Ora, alzi la mano qui chi paga il 15%. Io metto la firma al 35%. Se mi fanno pagare il 35%, accetto, gli do tutti i conti correnti e tutto. Immagino che tutti paghiamo di più. Quindi c'è una concorrenza iniqua. Perché ci sarà il commercio elettronico, anche le aziende tradizionali si inseriscono, è uno strumento, è un mezzo, però c'è un problema di disuguaglianza fiscale. E lo dico in questo consesso, dove abbiamo fatto il contrario, difendiamo attività storiche, attività che hanno una loro capacità anche di espandersi, perché dal negozio si passa anche ad attività produttive più basse, a forniture di strutture, dalle navi agli alberghi a quant'altro. Però è soprattutto quello di oggi un omaggio alla qualità. Ne abbiamo fatto una norma per evitare di fare solo l'elogio
formale, sappiamo quanto è faticoso, diciamo, proseguire un'attività, e non mi voglio dilungare sulle cose negative perché voglio dare un taglio positivo. Ecco, abbiamo fatto con questo impegno legislativo qualcosa di concreto. Bisogna proseguire con le autorità di governo, l'impegno anche del Vicepresidente del Consiglio ci rafforza, e noi ci saremo, perché voi rappresentate storia, cultura, identità e qualità, e difendere la storia, la cultura, l'identità è il dovere di chi ha l'onore di avere un mandato rappresentativo. Grazie per averci dato questa opportunità. Grazie. Grazie a Maurizio Gaspari, capogruppo di Forza Italia al Senato. Ha inviato anche un suo saluto il vice ministro delle imprese del Made in Italy a proposito di bibite energetiche, sì. Valentino Valentini, prego la regia di inviare il nostro. Buongiorno a tutti. Mi scuso per non essere con voi. Gli impegni si sovrappongono, è molto difficile tenere la propria parola, ma purtroppo è così l'attività di governo. Non potevano però mancare le mie parole, che sono queste. Le attività storiche sono parte essenziale del Made in Italy. Le attività storiche sono anche al centro dell'attività politica che porta Forza Italia per tutelarle. Perché? Come dicevo, sono parte del Made in Italy, rappresentano un portato di attività economica spesso familiare che si è tramandata nel tempo, quindi sono vere e proprie aziende con quell'essenza del Made in Italy che è il contributo di famiglie, contributo delle attività che è stata data all'insieme della collettività, ma soprattutto perché occorre far sì che le tendenze che stiamo vivendo in questo momento, che sono dovute all'impatto delle piattaforme digitali che svolgono una concorrenza molto forte, i cambiamenti nei comportamenti di consumo da parte dei giovani, di una società che muta e cambia, fanno sì che non soltanto queste attività abbiano sempre più difficoltà ad andare avanti, ma fanno anche sì che poi si veda nelle nostre città soprattutto uno spopolarsi, una vera e propria moria di queste attività che lasciano un impatto profondo dal punto di vista estetico, un impatto profondo dal punto di vista turistico, perché spesso caratterizzano e connotano i nostri centri, i nostri borghi, le nostre città, un impatto profondo dal punto di vista sociale, perché quando vi sono attività, esercizi in un tessuto cittadino cambia completamente, anche addirittura la sicurezza della città viene messa in difficoltà perché improvvisamente ci si trova in zone desertificate. Questi aspetti hanno fatto sì che, da un lato, nella legge sul Made in Italy non soltanto siano riconosciuti i marchi storici, ma vi sia la possibilità da parte del Ministero di subentrare nella titolarità dei marchi qualora non vengano esercitati per 50 anni. Non si tratta di un'espropriazione, ma di tutelare un patrimonio esistente e portarlo avanti. D'altro canto vediamo che la legge sulla concorrenza invece consente alle regioni, alle autorità locali di disciplinare maggiormente l'insediamento di attività nei centri storici o in determinate aree locali, proprio per evitare quei fenomeni di cui dicevo. Ecco, queste due direttrici possono aiutarci a individuare una strada per conformemente alle norme, sicuramente nel rispetto della concorrenza e di tutto quanto si deve rispettare, ma a avere un occhio di riguardo e cercare di trovare una soluzione per le vostre attività, che sono attività, come dicevo, fondamentali e centrali nel Made in Italy. Scusatemi ancora, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a Valentino Valentini, vice ministro delle imprese del Made in Italy. Non c'è solo Roma oggi, non vogliamo fare i romanocentrici, perché è venuto anche a trovarci per supportare anche questa nostra giornata Gabriele Maselli, che è presidente delle attività storiche di Firenze. Prego, si accomodi, presidente, per un saluto. Può venire qui. Grazie. A testimonianza e a conferma ovviamente che abbiamo sì le eccellenze romane, ma stiamo facendo anche rete attraverso la normativa. Buongiorno, mi ricordo. Sì, certo.
Buongiorno a tutti. Sono un po' emozionato, devo dire, perché non è che sono abituato a parlare in una sede così. Io rappresento... No, grazie. Io rappresento una bottega storica, noi fiorentina, noi siamo alla terza generazione, partito mio babbo, ci sono io e spero i figli continuino. Quindi noi abbiamo una bottega di... siamo nati in un negozio di cornici, facciamo cornici, restauro cornici e restauro pittura. Adesso appunto ho i figli e spero anche loro continuino nell'attività e quindi siamo alla terza generazione. Sono presidente del Botteghe Storie Fiorentine, noi a Firenze siamo circa, mi corregge il mio vicepresidente più bravo, 300 circa, e quindi diciamo è un onore, un onere portare avanti la nostra volontà, quella di diciamo tramandare, trasmettere e tenere sempre attiva tutta la forza, perché diciamo lo stimolo è quello di non scendere mai, no? Ci sono tante problematiche, ognuno dice no, dice la strada, cioè la strada è continua, diciamo, è un continuo di poter portare avanti, un continuo di problemi più o meno grandi, anche l'interfacciarsi con il comune, che noi cerchiamo sempre di averlo vicino, di averlo come partner e quindi riuscire a fare le cose con gli associati, che è importante, e soprattutto appunto portare avanti le cose anche a livello comunale. Abbiamo conosciuto in varie sedi anche le altre associazioni storiche, ora magari me le dimentico, ma insomma da Napoli, Ischia, Roma, che appunto vi ringraziamo ancora, siamo qua, grazie a voi, e Genova e anche Venezia. Quindi stiamo cercando di, grazie a Roma, grazie al nostro governo, speriamo di riuscire a avere sempre la forza di avere l'attenzione, focalizzare le nostre volontà e tenere alta la nostra... noi cerchiamo sempre di tramandare anche la qualità, i prodotti e soprattutto la trasmissione, perché la nostra volontà è quella di trasmettere ai giovani, giovani o meno giovani, perché poi vuole dire trasmettere sempre il nostro prodotto e la nostra produttività e la nostra volontà nel saper fare, essendo noi artigiani. Ora, artigiani dell'artigianato artistico, ma insomma noi come bottega, ma insomma di portare avanti le nostre tradizioni, che sono importanti, perché le persone, che siano italiane o straniere, quando vengono nella nostra città o vengono in Italia, in questo caso possano trovare sempre quello che si aspettano di trovare. Quindi grazie ancora, grazie a tutti, buona giornata. Grazie al Presidente. Era presidente 15 anni fa, quando lo sono andato a trovare, era ancora presidente, vicepresidente, io mi darei da fare però. Grazie, sperando che questa una cosa veloce faccia rete, no? Che è la cosa fondamentale, grazie a voi. Figurati. Una cosa veloce che volevo dire, perché qualcuno mi ha detto che ci sono proprietari di palazzi storici in centro a Roma in sala, mi raccomando ai proprietari dei palazzi storici di avere sempre un occhio di riguardo, perché avere una bottega storica di eccellenza sotto casa è una certezza di qualità anche per tutto il resto del palazzo. Vedrete che riuscirete a affittare... Esatto, fate prezzi buoni perché recupererete sugli appartamenti residenziali sopra. E poi quello che volevo dire, che nel protocollo d'intesa col prefetto c'è proprio tutto questo. Cioè, nel protocollo d'intesa del prefetto, in caso il negozio storico sia un conduttore di un'attività, prima del rinnovo il negozio presente nell'albo del Comune di Roma può chiedere al prefetto che insieme alla sovrintendenza comunale e insieme a un delegato del sindaco o al sindaco stesso fa una commissione insieme al proprietario del negozio per rinnovare il contratto. Se non dovesse essere rinnovato, al giudice, che adirà il proprietario del negozio,
per lo sfratto, sarà mandata tutta la relazione fatta dagli uffici prefettizi insieme al Comune di Roma e alla sovrintendenza, dicendo: noi abbiamo provato a trovare un rinnovo, non ci siamo riusciti, ma spesso ci si riesce, e quindi il protocollo d'intesa col prefetto firmato 10 anni fa è già intervenuto varie volte. Grazie. Allora inviterei il direttore di Confcommercio Roma, che è venuto a trovarci oggi, Romolo Guasco. Grazie per un saluto. Benvenuto. Nel frattempo, mentre Guasco si accomoda, volevo salutare anche l'onorevole Casasco della Commissione Commercio della Camera, che è responsabile economico del nostro partito, che anche grazie a te, Maurizio, che è stato approvato un ordine del giorno, l'abbiamo costruito insieme al decreto legge Made in Italy, proprio per conciliare lì dove c'erano delle cause in corso tra i proprietari dei beni immobili e coloro che svolgevano attività storiche al loro interno. Quindi grazie davvero per il tuo impegno. Allora, grazie, io faccio un breve intervento intanto per veramente ringraziare il lavoro prezioso e la riflessione che avete fatto, il lavoro che ha fatto Maurizio Gasparri in commissione, in aula, in Parlamento, e ovviamente Maria per aver organizzato tutto questo incontro. 4 titoli. Primo, disuguaglianza fiscale, l'ha detta ora Gasparri, è una grande battaglia che Confcommercio fa a livello nazionale da tempo, dobbiamo portarla in Europa, perché il tema è portarla ai livelli alti. Stiamo entrando in una campagna elettorale europea, deve essere uno dei grandi temi della campagna elettorale europea, accompagnato da un secondo titolo, che è quello del ritorno a forme di programmazione commerciale. Ne abbiamo parlato nel Consiglio Comunale che si è tenuto la settimana scorsa, voluto un po' da tutti i gruppi consiliari. Noi possiamo approvare norme, anche alcune discipline di programmazione sono presenti anche a Roma, ma dobbiamo ritornare a equilibrare i principi di concorrenza che stanno alla base dell'Europa a un principio di tutela delle attività e della socialità delle attività economiche. Non solo le botteghe storiche, ma anche tutto il resto che c'è nei centri storici e non solo. E questo dobbiamo farlo in Europa, perché altrimenti poi cominciano, lo vediamo in alcuni casi, concessioni demaniali, eccetera, comincia il tema del diritto europeo che si applica direttamente alla legislazione italiana, e dobbiamo quindi fare la battaglia in Europa. Deve essere un'altra battaglia della prossima campagna elettorale. Terza, che invece è una battaglia italiana, lo diceva prima qualcuno di voi, la cedolare secca sugli affitti commerciali. Confcommercio la chiede da tempo, cedolare secca sugli affitti commerciali, ovviamente accompagnata da una riduzione del canone degli affitti stessi. E poi voglio concludere con una cosa che probabilmente è soft, ci sono qui molti dei nostri amici della ristorazione. Noi oggi abbiamo un tema di qualità del centro storico che passa anche tramite le usanze che in questo centro storico si svolgono. Non c'è dubbio che noi dobbiamo mettere un freno ai mini market che vendono alcolici nel centro storico. Lo dobbiamo fare per la popolazione e per i residenti, lo dobbiamo fare per i locali che fanno somministrazione, e che spesso sono quelli che ci vanno di mezzo, perché il famoso tavolino selvaggio qualche volta sembra il tavolino selvaggio dove si consuma selvaggiamente alcol. Invece no, perché il tavolino è un luogo tutelato, dove anche il responsabile, il gestore del ristorante, del locale, eccetera, ha delle responsabilità anche di carattere penale nei confronti dell'avventore. Invece tutti questi mini market che vendono alcol, se li guardate ormai le vetrine esplodono di alcol, sono da una parte ovviamente un locale che non dà certo qualità al centro storico e non c'è niente di storico, appunto, ma dà anche una scarsa qualità di frequentazione e un modo per i giovani di stare insieme
molto sbagliato. Ecco, questa è una disciplina che noi dobbiamo fare a livello regionale, tra l'altro la regione adesso ha fatto anche la legge sulle botteghe storiche, la sta attuando, c'è anche un po' di intreccio, mi pare, tra le discipline comunali e le discipline regionali che dovremmo trovare il modo di equilibrare. Grazie, buon lavoro e complimenti per l'iniziativa. Grazie. Romolo Guasco, direttore Confcommercio Roma. Allora, direi che ci avviciniamo alla conclusione. Io però prima darei la parola a Carlo De Romanis, che è responsabile del Dipartimento Turismo di Forza Italia, e conclude la nostra giornata poi, naturalmente, presidente dell'Associazione Negozi Storici d'Eccellenza, Stefano Bizzolato. Grazie di questo onore di concludere poi la giornata. Allora, innanzitutto il turismo è stato citato già in quasi tutti gli interventi, per cui io rimarco l'importanza, la rilevanza che questa azione legislativa a tutela delle attività storiche ha nella ricaduta sul turismo. Questo perché il turismo, dipende che turismo vogliamo, se vogliamo che il turismo, e se pensiamo che il turismo arrivi nelle nostre città d'arte solamente per vedere i monumenti, o se crediamo che il turista oggi venga nelle nostre città d'arte e anche nei nostri comuni più piccoli, non pensiamo soltanto alle grandi città d'arte, ma ai borghi delle province, vengono a visitare il tessuto urbano particolare che ha il nostro paese. Il Ministero degli Esteri, guidato da Tajani, sta puntando molto sul turismo delle radici. Per chi non sapesse cosa sia, è un turismo che fa tornare i discendenti degli italiani emigrati all'estero, e sapete che sono decine di milioni, a visitare le città di provenienza, i luoghi di provenienza dei loro nonni e loro avi. Allora, voi pensate che siano contenti di tornare in Italia e vedere, trovarsi magari dei negozi che trovano anche a Manhattan o a Rio de Janeiro, oppure vogliono venire a visitare i luoghi dove trovano ancora il barbiere che è lì da 100 anni, e magari pensare che il proprio nonno e la propria nonna andavano in quei luoghi? Pensate che il turista voglia venire a Roma a mangiare un gelato di Häagen-Dazs, oppure preferiscono Giolitti e Fassi? Li cito soltanto perché li vedo qui in sala. Ciampini, sì, ecco, adesso voglio dire, capite bene, non è facile citare tutti, ma la peculiarità del nostro turismo non può essere dimenticata. Il fatto che apra Starbucks a Roma, ecco, può essere visto come una sconfitta? No, come diceva il ministro Tajani, noi non siamo contro che aprano i centri commerciali, che aprano l'omologazione di un globalismo che porta diversi marchi anche nelle nostre città, ma non possiamo dimenticare, non possiamo non tutelare invece chi dà una particolarità storica alla nostra offerta turistica, come diceva Tajani, un'offerta diversa per chi viene, che quindi poi porta indotto, perché c'è una ricaduta utile sul tessuto economico delle nostre città. E ci tengo anche a ricordare, ad annunciare che quello che è stato fatto per le attività storiche verrà poi ripetuto e adattato in maniera più particolare, non solo per i negozi in questa occasione, ma anche per i mercati storici. E ringrazio della presenza dell'UGL ANA, che hanno portato all'attenzione un problema che i mercati hanno, nonostante siano in certe piazze delle nostre città da più di 100 anni e 150 come a Firenze, vengano poi spostati perché arriva un sindaco, una giunta comunale che ha degli interessi diversi, urbanistici, edilizi, per quell'area. Ecco, noi questa tutela che abbiamo portato avanti a livello legislativo per i negozi storici, le botteghe, le attività artigianali, anche i mercati, noi la prendiamo come un principio. Usando questo principio può avvenire per tutte le attività economiche, tutelare, proteggere in maniera liberale, appunto, non contro, come potrebbero fare altre parti politiche. E quindi, sempre per pensare avanti, a continuare questa attività, credo che dopo aver cominciato con Francesco De Micheli in consiglio comunale, quando io ero in consiglio regionale, ormai 12 anni fa e più,
portando avanti queste iniziative grazie all'onorevole Maria Spena, che da deputata ha presentato i primi testi che oggi portano dei risultati, degli obiettivi raggiunti. Credo che non dobbiamo fermarci qui, credo che dobbiamo guardare anche all'Unione Europea. Credo che dopo il rinnovo del Parlamento Europeo e della prossima Commissione Europea dobbiamo creare e fare rete, ne abbiamo già parlato con il Presidente Pizzolato tempo fa, perché non solo in Italia ci sono le attività storiche, l'Italia diciamo che è il paese forse che può farsi proprio da guida in questo settore, ogni tanto qualche settore noi possiamo anche, abbiamo anche la possibilità di insegnare ad altri paesi europei vista l'esperienza, e cercare di creare questa tutela anche a livello comunitario. Quindi credo che questa sia la nostra prossima, il nostro prossimo obiettivo, non ci fermiamo qui. Ringrazio anche per la partecipazione questa mattina di Federturismo, di Assoturismo e del think tank Turismo Italie. La partecipazione è non soltanto del mondo del commercio, anche di quello turistico, che fa capire l'importanza di ricaduta anche indiretta che ha sull'economia delle nostre città e del nostro paese. Vi ringrazio. Grazie Carlo De Romanis. Maria? Prima di lasciare invito Stefano a prepararsi. Bene, sì. Volevo salutare anche la presenza dell'onorevole Deborah Bergamini e della nostra cara amica la senatrice Ada Urbani. Grazie Ada per la tua presenza, e soprattutto leader dell'industria agroalimentare, quindi insomma sei qui in doppia veste perché il tuo prodotto, il tartufo, è esportato in tutto il mondo, quindi sei anche qui in rappresentanza del Made in Italy, quindi di quel Made in Italy d'eccellenza esportato in tutto il mondo. Quindi grazie anche per questo tuo contributo. Ok, grazie, buongiorno. Intanto grazie perché la sala è piena, è gremita, questo vuol dire che c'è un grande interesse per questo argomento. Chi mi ha preceduto ha ben esposto i temi all'ordine del giorno, in modo particolare Francesco, che ha seguito la nostra storia. Insomma, la nostra associazione nasce quando un giorno mi viene a trovare Francesco De Micheli, io non sapevo. Grazie a Nazareno Giolitti. Aspetta, che ti ha presentato. Che mi viene a trovare e mi sollecita la creazione di un'associazione. Io dico, ma io non conosco le altre attività storiche, mi presenta Nazareno Giolitti, veramente siamo diventati amici, una persona eccezionale. Poi con noi Ernesto Hausmann, Fernando Terracina, Giuseppe Ciampini, creiamo l'associazione e abbiamo immaginato di dare dei criteri a questa associazione, quindi dei criteri di appartenenza, quindi abbiamo pensato intanto alla storia, quindi minimo 70 anni di attività svolti nello stesso settore, ma considerate che la maggior parte delle nostre aziende ha più di 100 anni. E poi 3 generazioni di gestione da parte della stessa famiglia è un segno di tradizione e di cultura. E dov'è che poi ha tirato il tranello? Perché a un certo punto, quando ha detto ok, associazione dei negozi storici, vi dovete chiamare di eccellenza. E allora io ho detto ma perché di eccellenza? Dice no, perché il comune vuole che voi siate di eccellenza. Noi ci siamo domandati che cosa era o cosa potesse rappresentare l'eccellenza. E la risposta è stata molto ovvia, cioè le nostre attività sono fatte di persone, chi ci ha preceduto ci ha tramandato dei valori. Spesso si parla delle attività storiche come stigliature storiche, le insegne storiche, ma voi immaginatevi che un'attività storica non sono le stigliature storiche, un'attività storica sono le generazioni che tramandano dei principi da una generazione all'altra. E questo tramandare i principi ne garantisce la continuità, ne garantisce la vitalità. E i miei genitori hanno insegnato a me e a mio fratello di lavorare con credendo nella nostra attività, sacrificandoci, mettendo al primo posto le persone che collaborano all'interno dell'azienda, perché sono il nostro patrimonio.
Ricordo mio padre che quando entrava in azienda la prima cosa che faceva salutava tutte le persone che c'erano all'interno, quindi questa era la prima cosa. Ci hanno insegnato a rispettare il cliente, a dare una priorità al cliente, a servire, quindi a dare un servizio al cliente, ad essere presenti prima, durante e dopo. Questo assicura alle attività storiche di essere tramandate di generazione in generazione, ne assicura la continuità. Spesso quando si parla di crisi del commercio, i giornalisti non me ne vogliono perché fanno il loro lavoro, mi chiamano e mi chiedono: ma ci parli della crisi delle attività storiche? Io invece rispondo sempre: non è vero, le attività storiche non sono in crisi, le attività storiche sono più resilienti delle altre attività, perché intanto le hanno passato più generazioni, quindi le spalle sono forti, ci hanno forgiato al sacrificio, ci hanno forgiato a capire come evolve il mercato, ci hanno forgiato con i loro insegnamenti e con il loro lavoro a comprendere come portare avanti l'attività. Quindi un'attività storica è molto più resiliente di un'attività non storica, quindi smentisco, diciamo, questa falsa idea che le attività storiche sono in crisi. Sicuramente vanno comunque sostenute, vanno promozionate, perché insomma la promozione è fondamentale per tutti, vale per le multinazionali, varrà anche per i negozi storici. Quindi quello che noi abbiamo sempre fatto presente alle istituzioni è che non era importante dare soldi ai negozi storici. Qui Francesco ha ripreso un tema che noi abbiamo sostenuto da tempo, siamo stati subito guardati con sorpresa da parte delle istituzioni, da parte del Comune in modo particolare, perché dicevamo da subito, abbiamo detto da subito, per aiutare le attività storiche non date soldi alle attività storiche. Giustamente ci hanno detto: ma voi non state bene. E noi abbiamo detto che quei soldi che venivano destinati alle attività storiche, magari 5.000 o 10.000 euro ad attività storica, potevano servire sicuramente per mandarci in vacanza, ma non per risolvere il problema dell'attività storica. Come sostenere le attività storiche? Sicuramente con la promozione, cioè noi chiediamo che le istituzioni locali, nazionali, ci promuovano, ci facciano conoscere, non solo nei confronti dei residenti, perché noi non abbiamo l'ambizione che, nonostante siamo storici e magari rappresentiamo un riferimento per il quartiere, per la piazza, rappresentiamo, diciamo, un riferimento per tante generazioni di persone che vivono a Roma, non siamo così presuntuosi da pensare che tutti i romani ci conoscano. Quindi sicuramente vogliamo essere più conosciuti da parte del residente, quindi dei romani, ma vogliamo essere promozionati nei confronti dei flussi turistici in arrivo nella capitale. Questo è sicuramente la parte più importante: non darci soldi, ma spendere quei soldi e direzionarli verso un'attività che ci rende molto di più, ci fa conoscere, ci fa andare bene la nostra attività. E noi sicuramente, se intercettiamo i cambiamenti del mercato, se lavoriamo con serietà, se lavoriamo con sacrificio, mettendo al primo posto i nostri collaboratori e il nostro cliente, sicuramente avremo successo. Adesso parlerò di due punti che ovviamente erano importanti. Il libro dei negozi storici di eccellenza. Questo l'abbiamo fatto, qualcuno mi ha detto, dice: no, ma noi dovete dire che l'abbiamo fatto perché compiamo 15 anni, perché dovete fare una cosa particolare. No, allora, questo libro è nato perché una giornalista che ci segue, Niva Mikarian, poi mi chiedo scusa se ho sbagliato il nome, un giorno in un incontro con la stampa estera ci disse: ma voi come vi volete presentare alla stampa? Noi avevamo una brochure formata di poche pagine, dice: come vi volete presentare alla stampa? Dice: perché non fate un libro che vi possa raccontare, che racconta le vostre storie, che racconta le vostre attività? Da lì è nata l'idea. Da lì è nato il progetto, un progetto ambizioso che devo dire che ha avuto successo grazie a chi ci ha seguito in questo progetto. Parto dall'editore del progetto, Claudio Lozzi, Claudio Lozzi è stato un regista, perché ci ha preso per mano, ci ha guidato e ci ha spiegato come fare un libro, che non è facile. Immaginate, noi siamo 27 aziende, ognuna la pensa in modo diverso, ognuno ha i suoi impegni, chi non è disponibile a fare le foto, chi non è disponibile a scrivere la recensione. Quindi abbiamo cominciato a dire: adesso che facciamo?
Quindi Claudio Lozzi ci ha guidato, ci ha presentato un fotografo bravissimo, Arnaldo Vescovo, che io ringrazio. Arnaldo è stato veramente molto paziente, a volte è tornato 7 volte nello stesso locale per rifare le stesse foto, e spesso perché il proprietario non era contento di quella foto, spesso perché mancava qualche foto, spesso perché quella foto non era venuta a suo dire bene, e quindi con una grande pazienza veramente ci ha dato una grande mano. E poi devo dire che c'è stata una persona veramente che voglio ringraziare, Alessandra Gazzolo, che ha scritto i testi delle nostre storie. Lei è riuscita a mettere a scrivere i nostri testi, a uniformarli, a dare un senso comune a questo libro, e devo dire che insomma è venuto fuori una bella pubblicazione. Questa noi la utilizzeremo come presentazione. Abbiamo ovviamente tenuto conto che noi siamo di Roma, e quindi quando facciamo una cosa la facciamo sempre tenendo conto di dare comunque un supporto a Roma, un'immagine per la città. Immaginatevi che il video che avete visto è solo una parte del video che noi abbiamo creato, abbiamo pagato per promozionare Roma, per promozionare che cosa può fare un turista a Roma, ma oltre a questa attività, come vi diceva Francesco, abbiamo fatto anche altre attività, abbiamo messo un desk di accoglienza distribuendo la mappa ufficiale del Comune di Roma agli arrivi extra Schengen dell'aeroporto di Fiumicino, siamo stati i primi a fare un accordo con la China Union Pay, la carta di credito cinese. Quando noi nel 2010 abbiamo fatto questo accordo, praticamente c'eravamo noi, la Rinascente ed Hermès, basta. Quindi tant'è vero che questa carta di credito cinese ci ha promozionato sul loro sito ufficiale in Cina, era la prima volta, e tutti quanti noi abbiamo accettato di inserire un POS, quindi una cosa invasiva per un'attività commerciale, abbiamo inserito un POS che ricevesse la carta di credito cinese. Tante sono state le attività. Perché nasce, intanto io voglio fare un ringraziamento, chiuderò con dei ringraziamenti. Intanto un ringraziamento ovviamente al Presidente Tajani, che ha permesso questo evento e ha fatto la prefazione al nostro libro. Noi siamo molto contenti, abbiamo scelto il Presidente Tajani perché ha un profilo internazionale e vogliamo tenere un profilo internazionale, perché noi rappresentiamo Roma ma rappresentiamo anche l'Italia. La rappresentiamo quando andiamo all'estero, la rappresentiamo quando il turista ci viene a visitare, e quindi noi dobbiamo rappresentare la qualità. Voglio veramente ringraziare l'onorevole Spena, l'onorevole Gaspari, perché hanno creduto nelle nostre idee, hanno proseguito le nostre idee. Voglio ringraziare anche, voglio ringraziare chi ha permesso l'organizzazione di questo evento. Dal punto di vista operativo, se dimentico qualcuno chiedo scusa, Emanuela Gentili, Mirko Tondi, Gemma D'Orsi, Davide Dionisi e Marinella Lanza. Io ringrazio tutte quante perché hanno permesso un evento che era complicato, immaginatevi che riempire la sala è stato complicato, anche dire a qualche persona siamo pieni. Quindi voglio ringraziarli perché noi da tempo promozionavamo un'idea. E l'abbiamo provato a dire più volte alla politica. La politica ovviamente ha problemi più importanti, ha temi più importanti di quelli che noi cercavamo di proporre, però devo dire che loro hanno creduto molto nelle nostre idee, hanno seguito quello che noi cercavamo di spiegare, ovvero la nascita di un albo a livello nazionale non è tanto un obiettivo fondamentale, ma è un obiettivo che ci permette di creare una classificazione delle attività storiche. Cioè noi abbiamo sempre chiesto alla politica di ragionare e capire chi sono le attività storiche, quali sono i requisiti delle attività storiche, chi è attività storica, chi ha 40 anni, 50 anni, 70 anni, 100 anni. Quindi abbiamo voluto porre un tema importante, cioè cominciamo a partire da criteri uniformi, e poi le attività storiche non sono tutte uguali, esistono attività storiche commerciali e attività storiche artigiane. Già solo questa è una distinzione, non si può parlare di attività storiche in generale, bisogna parlare di categorie. E quindi cercare anche dei criteri per categoria, perché non tutti siamo, ovviamente non abbiamo gli stessi criteri.
Quindi l'albo nasce con l'obiettivo di uniformare e classificare le attività storiche sul territorio nazionale, da nord a sud, perché non è possibile che Milano possa adottare un criterio, Roma ne adotti uno diverso, Napoli uno diverso, Palermo uno diverso, quindi ognuno ha le sue attività storiche. No, dobbiamo cercare di trovare un criterio uniforme. E che cosa ci farà fare questo passaggio? Il passaggio darà l'opportunità al legislatore di prendere delle decisioni, ovvero avere una platea di aziende storiche, che possono essere artigiane o commerciali, aziende che abbiano gli stessi requisiti inseriti nello stesso albo nazionale, ci dà la possibilità di dare al legislatore l'opportunità di fare dei provvedimenti che possono essere principalmente provvedimenti di sviluppo, di sostegno, di promozione, poi anche di tutela, anche perché giustamente è stato rappresentato il tema degli affitti. È vero, il tema degli affitti è un tema importante. Noi riteniamo che un'attività storica sia tale se può e se rimane sul mercato e quindi può pagare l'affitto. Ovviamente se poi ci sono delle speculazioni immobiliari, questa attività non ce la farà a pagare l'affitto. Quindi noi sicuramente la tutela la intendiamo come tutela di quelle attività che sono sane, che possono stare sul mercato e che possono rimanere. Un'attività storica comunque è messa molto spesso in discussione non dal mercato, non è messa in discussione dal pagamento dell'affitto, ma un'attività storica spesso è messa in discussione perché manca la generazione successiva. Quindi molte si sono fermate perché purtroppo non c'è stata la possibilità di proseguire con le generazioni della stessa famiglia e quindi quell'attività si è persa. Però noi riteniamo che un'attività di sviluppo, di promozione possa sostenere le attività, farle crescere, sviluppare all'estero e dare anche un grande supporto alla città, alle varie città, perché le nostre città sono diverse rispetto alle capitali degli altri paesi, perché ci sono le attività storiche veramente importanti. Grazie. Grazie. E con l'intervento del Presidente Pizzolato noi chiudiamo oggi la giornata, ringraziandovi ovviamente per aver partecipato, però non prima di avervi invitato a un momento conviviale che proprio i promotori hanno promosso. Giolitti. Nazareno Giolitti, ecco, ok. Ok, quindi grazie. Scusate, vorrei ringraziare, chi si è reso disponibile a fare questo live lunch. Parto da Tony Santarelli, che ha messo a disposizione con Casale del Giglio, ha messo a disposizione delle degustazioni. Nazareno Giolitti, che con la sua disponibilità ci ha offerto light lunch, e Angelo Colapicchioni con i suoi prodotti tipici, che ci dà la possibilità di assaggiare dei prodotti unici. Grazie. Non lo so dove si tiene. Scusate, approfitto anche per salutare la presenza. Prima parlavamo anche delle piccole città, no? Dei piccoli borghi, quindi che va tutelato anche lì la tradizione artigianale. Saluto la presenza anche del sindaco e dell'assessore di Marino, così come saluto la presenza dell'onorevole Battilocchio qui presente, che non manca mai chiaramente alle nostre riunioni, in questo caso al nostro convegno. Grazie a tutti quanti di là.